Hey everybody, Stinger here with a special message, a special thank you to the best Italian wrestling podcast. That's right, the best Italian wrestling podcast called Pro Wrestling Culture. Specifically, thank you to Aldo Fiadoni, all right? Aldo, awesome job, man. I guess you and I met in New York in 2019. And there were some tears shed there. Man, I love that. I love that. You know what? Real men can cry, bro. Let me tell you something. Man, means a lot that you watch. Means a lot that this podcast is happening and the pro wrestling culture appreciates Aldo Fiadoni. So be watching there. It's going to be showtime. And tune in to the podcast, Pro Wrestling Culture, because it's always showtime there from the Stinger. Questo programma non è soggetto a infezioni. It's showtime. Mannaggia il demonio, temperatura del telefono out. Intanto reintroduco il nostro Vale. Sì, ora introduco anche il biglietto. Un secondo. Sì. Abbiamo rinfrescato questo telefono? Mamma mia, ho messo l'aria condizionata al massimo per farlo rinfrescare. Ma la live di prima è andata persa? E non lo so, in questo punto non ti ho più sentito, era tutto bloccato. E quindi poi anch'io ho chiuso. Perfetto, perfetto, quindi l'abbiamo perso, ok. Allora, torniamo a noi, stavamo parlando della... Aspetta che finisco di pagare l'autostradina. Ok, perfetto. Ciao cara. Sì, Vince McMahon, quindi cosa ci lascia dopo il grande annuncio della scorsa notte, della scorsa serata, e soprattutto dopo tutto quello che ha fatto sia di bene che di male, sia dentro che fuori dal backstage, sia nel prodotto on screen che in quello off screen, insomma. Allora, ci lascia la federazione di wrestling più importante al mondo, e la lascia dopo diversi decenni al comando, e ovviamente per arrivare a certi livelli dopo e a mantenersi anche a certi livelli in un settore del genere dopo tutti questi anni, ovvio che a volte è facile che cadi nelle polemiche, nelle discussioni, nei dubbi, nelle polemiche, e quindi ecco tutto quello che sappiamo e non di Vince, non dico che è lecito e legittimo, però ecco, fa parte un po' del suo personaggio, di quella che è la storia di questa federazione. Quindi ecco, come ho detto inizialmente, ci lascia la federazione più importante al mondo, e poi ecco, magari se un giorno uscirà la sua biografia, scopriremo effettivamente quanto più o meno legittimamente abbia ottenuto ciò. Però ecco, da fan della disciplina, sì, ringraziarlo per quello che ha fatto, però ecco, non sono molto, non dico non sono d'accordo, però non condivido molto tutti i messaggi che dico. Senza di lui questo non ci sarebbe stato, forse sì, forse no, non lo sappiamo, magari sarebbe stato meglio, peggio. Quindi diciamo che lui c'è stato e per diversi anni ha monopolizzato il tutto, e questi sono stati i risultati. Piace, non piace, però questi sono i risultati, non sapremo mai
insomma, quale sarebbe stata l'alternativa in caso non ci fosse stata, però diciamo che ha tantissimi meriti, però ecco, che fosse, che sia l'unico al quale dobbiamo dire grazie per quello che abbiamo oggi, non ne sono così Ma sicuro. in fin dei conti, per dimostrare appieno che Vince McMahon non è l'unico da ringraziare, basti pensare all'NWO, no? Alla fin fine è una creazione di Eric Bischoff, è stato quel momento che ha stravolto letteralmente il business e che poi ha portato, indirettamente, se vogliamo, nei primi tempi, ha portato Vince McMahon a cambiare la sua visione, a portare una nuova visione, appunto con l'Attitude Era e quanto successo anche prima. Basti pensare, per esempio, allo Screwjob di Montreal, che forse rimarrà la pagina nera più affascinante nella storia del wrestling business. Non so se magari la pensi allo stesso modo. Sì, beh, ce ne sono tanti che coinvolgono Vince McMahon nella WWE, perché sì, lo Screwjob di Montreal forse è stato il primo, comunque uno dei primi avvenuti in ring, però abbiamo ecco, anche lo scandalo steroidi, abbiamo la finta morte di Vince McMahon, di Sì, motivo che esplode, anche sì. quello è un momento abbastanza iconico e particolare, quindi di momenti grossi ne ha avuti molti, però ecco, come dicete, forse il primo che è un poi ha fatto da spartiacque tra il Vince McMahon on screen prima e dopo si Screwjob di Montreal, che ha dato un po' al dibattito, alla visibilità pubblica, il suo potere, un po' anche il suo credo e i suoi modi di attuazione. Assolutamente, assolutamente. Poi tra l'altro tutta anche l'ultima edizione di WrestleMania, tanto per dire, cioè, fa capire quanto effettivamente Vince abbia contato, no? Per questa disciplina, perché insomma nella seconda serata di WrestleMania con tutta quella roba con Austin Theory, con Steve Austin, cioè sono pagine importanti. Non so se mai rivedremo Vince nel prossimo futuro, o perlomeno in tempi brevi. Cioè, mi aspetto a questo punto che venga sfruttata questa circostanza per introdurlo nella Hall of Fame, per fargli fare un qualcosa di interessante e archiviare completamente anche il personaggio Vince McMahon. Non so se questo accadrà, mi viene da pensare legittimamente che magari aspetteranno la conclusione di queste indagini e quant'altro, però insomma, quello che mi incuriosisce di più in questo momento è capire se effettivamente vedremo mai nuovamente Vince McMahon davanti alle telecamere WWE, e soprattutto, come dicevamo prima di perderci durante la live a causa del calore del mio telefono, se effettivamente a chi effettivamente passerà in mano il booking team, se ci saranno le stesse regole di prima, no? Quindi, se ci sarà una persona ad avere il veto definitivo su tutto, oppure se le proposte dei vari bookers verranno comunque individuate, prese in considerazione e portate poi on screen per il meglio del prodotto, in fin dei conti. Anche perché, correggimi se mi sbaglio, sia SummerSlam che Raw, cioè sia SummerSlam che il Raw post SummerSlam sono pubblicizzati come TV14. A me sembra, ho letto di sì, e allora alla fine non ho capito se è già arrivato in atto, poi non ci ho fatto caso se l'ultimo, se il giorno di questa settimana già siamo con il TV14 o no, però ecco, sembra che comunque sia imminente, e ecco, come dicevamo anche nel video settimana scorsa, nell'immediato non mi aspetto grossi cambiamenti, ecco, anche dal punto di vista che adesso Vince McMahon non c'è più. Nell'immediato livello di decisioni, storie, un po' come sistema WWE, mi aspetto grossi cambiamenti, perché comunque sì, lui si è ritirato, quindi magari ovviamente non ha più la presenza e la voce in capitolo che ha avuto fino ad Certo. oggi, rimane comunque a sinistra di maggioranza, non sappiamo questo cosa comporta, insomma, e per quanto possa durare, però ecco, ma la domanda lo rivedremo. Sono sicuro di sì, non magari nell'immediato, però ecco, per qualche ricorrenza, qualche evento speciale, magari l'Hall of Fame, per l'Hall of Fame non so se era una voce vera o no, però sapevo che lui voleva magari essere introdotto dopo la morte, perché magari non si sentiva, non voleva
non so, avere quel palcoscenico per farsi dire grazie, cose Ah, del certo. genere. Non so se era una voce, se effettivamente fosse reale, però Oddio, conoscendola il sicuramente. personaggio sembra ben più che reale come Sì. circostanza. Sì, che poi da un lato Quindi sì. ci può stare benissimo. Sì. E niente, questa è un po' la nostra breve chiacchierata in merito. Quindi, morale della favola, vedremo una WWE migliore, una WWE diversa? Cioè, ti aspetti effettivamente una WWE che possa andare ad azzannare magari quella che tutti definiscono la concorrenza, ovvero la All Elite Wrestling? Scusami, ti ho perso per qualche secondo, se mi puoi ripetere Ok, la perdona. domanda. Assolutamente. Mi No, aspetto una WWE che... ti chiedevo se ti aspetti che questa WWE possa migliorare, possa proporre un qualcosa di diverso e utile magari per andare, tra virgolette, ad azzannare quella che tutti definiscono la concorrenza, che è l'All Elite. Ma allora... Credo che se c'è uno che deve andare a zonare l'altro, credo che sia l'All Elite che vada alla ricerca del pesce grosso. Per come sta andando a livello di introiti business, sta andando abbastanza bene. Poi a volte può far storcere il naso per alcune storie, alcuni match, che però dal punto di vista aziendale sta andando bene. Mi aspetto grossi cambiamenti, perché comunque se Vince McMahon ha scelto queste due persone... Penso che abbia scelto perché sa Una che linea guida, certo. continueranno il suo credo, e anche dall'altra parte non penso che Stephen Brown voglia già un po' soppiantare, un po' fare uno sgarbo al padre, dando un po' a cambiare il team di guida della federazione. Quindi ecco, nell'immediato, e più di immediato intendo magari. Allora qualcosa può, soprattutto che sono anche tipo Lecce, trovato in federazione, ecco, qualcosa però ecco, di limitato può cambiare, però ecco, nel grosso scenario comunque no, ecco, non mi aspetto match più Servirà aggressivi o tempo, lunghi certo. o diversi posizioni di terra, esatto. Va bene, Vale. Allora io ti ringrazio per il tuo tempo, per la tua compagnia e poi Grazie a te. ci rivediamo giovedì. Ci rivediamo giovedì, dato che giovedì alle 17 torneremo in onda con il PWC per quella che sarà la preview di SummerSlam. Esatto, ci Grazie ancora. vediamo settimana Grazie prossima. A ancora. Settimana prossima, te, buon giovedì. Grazie weekend. ancora. Altrettanto, altrettanto, grazie Vale. Un saluto a tutti quelli che ci hanno seguito, grazie mille, un abbraccio. Ciao Vale. Ciao.